fantastiche, però oggi ci fa delle mezze maniche fresche. Sai, le mezze maniche in genere sono secche, no? No, no, lui, perché lui poi è della Bascia, capito? Esatto, della Bascia, della Bascia. Ecco, hai formaggi. Sì, hai quattro formaggi. Quattro, quali quattro? Ripiene, però. Infatti qua abbiamo già le uova e la farina per l'impasto. No, ripiene i formaggi, aspetta, dico no. Bel sugo. Allora, i quattro formaggi è gorgonzola, taleggio, gruyère e formaggio grattugiato. Dietetico da morire. Esatto. Infatti l'Evelina quando l'ha visto era come mettere l'aglio davanti ai vampiri. Che la metta basta. Invece il ripieno, c'è la mortadella, la salsiccia. Hai capito? È un po', insomma, voglio dire, ma è festa oggi o no? È festa, allora, è l'immacolata. Allora, dobbiamo fare il ripieno, Anto, prima della pasta, perché la pasta è la solita che noi vediamo sempre. Esatto. C'avevo qua una ciotola di vetro. No, ma soprattutto... Guarisce tutto. Voglio vedere come tu fai le mezze maniche con la pasta fresca, perché io non le ho mai viste fare. Te lo faccio vedere subito, Anto. Allora, pane grattugiato, facciamo il ripieno prima. Pane grattugiato, lo aromatizziamo con un po' di noce moscata e lo scottiamo col brodo bollente. Quindi abbiamo già del brodo di verdura o di carne su, tanto è ininfluente dopo quello che ci va dentro. La tavola, è vero Bruno, è importantissima anche nella politica. Assolutamente. Cioè, è fondamentale perché tante cose vengono poi risolte con le gambe sotto al tavolo. Guarda quanto tempo ha fatto durare il congresso di Vienna, fate il tuo conto. Allora... Esatto. Tu hai visto tante volte risolvere problematiche proprio a tavola? Sì, beh, ci sono patti fatti a tavola nella storia della politica italiana, il patto della crostata, il patto, insomma, poi... Il patto della crostata. Poi sai che Bruno è stato il primo, a parte parlare delle guide, eccetera, ma a cucinare risotti, a fare la cucina in un programma di politica, perché il connubio tra la tavola, la politica... Ma sì, perché è un termometro della società, no? Esatto. Adesso che si può spendere meno, quando abbiamo fatto la trasmissione delle guide, per esempio c'è un grande rilancio delle verdure, no? È vero. Cioè, abbiamo detto come fate, come si fa a fare un piatto, spendendo pochissimo. Ed è venuto la fantasia degli italiani. Ma scusa, la grande cucina italiana, quella regionale, nasce dalla cucina povera. Assolutamente. Nasce dagli avanzi. È vero. In tutte le regioni sono gli avanzi che poi hanno dato proprio esto a debito. Non si spreca niente. Non si spreca niente, neanche noi. Infatti. Noi tutto quello che cuciniamo lo mangiamo. Quindi non resta niente. Come vero. Niente. Del resto anche Don Camillo e Peppone andavano a finire sempre a tavola insieme. Esatto. È vero. Quindi voglio dire. Per quello. Lui ad esempio fa la trasmissione per mangiare. Mi dispiace vedere il cibo, allora butto giù. Ma hai ragione Alfio, perché tu non potresti, tu sei proprio l'emblema nostro. Cosa abbiamo questo allora, ripieno? Allora, questo è il ripieno. Ho scottato il pan grattato col brodo, la noce moscata. Ho visto. Perché l'hai scottato col brodo? Perché così non aumenta più di volume. O meglio, aumenta di volume qua, non mi va a spaccare la pasta dopo, perché l'abbiamo già idratato. Lo sapevi, vedi? Io non lo sapevo. Se l'aumentassi, cioè se lo mettessimo a secco così, poi dopo gonfia e fa spaccare la pasta, ti va a ripieno da una parte, la pasta sono meno belle, insomma. Sono meno belle. No? E poi ci hai messo dentro il formaggio grattugiato che vedo. Esatto, la salsiccia, quindi una salsiccia e la mortadella tritata. Una robetta. Ecco, così poi... tanto per gradire, esatto. È il nostro ripieno questo qua, questo è il ripieno di Castelvetro, di Cremona. Però è vero Bruno, tu mangi di più a pranzo o a cena? Io mangio sempre. Ecco, vedi, anch'io. No, adesso però poco, guarda, mando un piatto a pranzo e un piatto a cena. È giusto, ma è l'ideale, soprattutto perché a pranzo se uno non che può mangiare primo o secondo se è fuori di casa, ma cosa fa? Allora, questo ripieno qua... Questo ripieno lì deve riposare. Brava. Quindi diventa... Fatelo magari il giorno prima per il giorno dopo, guarda, perché si deve un attimo riposare. Esatto. E diventa così, perché deve essere un po' bello duro. Questo qui morbido lo do ad Alfio. Non mangiarlo. No, se lo dai ad Alfio, scusami, ne troviamo due ciotole se lo dai ad Alfio. Sì, vabbè, ma tanto dai. L'impasto è il solito nostro classico impasto. Intanto, Anto, dobbiamo mettere anche in una besciamellina che abbiamo fatto con un po' di... Hai messo la besciamella? Appena appena una besciamella leggera. Appena appena una besciamella, perché dove metti se no i formaggi? Vuoi dove metterli si senza? I formaggi? Allora, mettiamo i formaggi che abbiamo detto prima, quindi il gruyère, abbiamo usato anche della fondina, del taleggio e del gorgonzola. Dolce. Poi ognuno mette quello che vuole. Ad esempio, in questo caso, anche il recupero di formaggi che magari è in frigo e li butta dentro tutti. Esatto, proprio così, è proprio un po' un recupero. Ma per quante persone sta cucinando? Per quante persone sta... In genere noi facciamo qualcuno... Io ho visto che butta dentro ogni ben di Dio. Abbiamo gente oggi, no? In generale noi facciamo delle porzioni per quattro, dai un'idea. Sì, esatto, per quattro. Questo adesso lo facciamo sciogliere
sciogliere a fuoco lento, mi raccomando, i formaggi mai a fuoco alto, un po' più di tempo ma a fuoco lento. Va bene. E lo lasciamo qua di fianco, intanto facciamo le mezze maniche. Ti piacciono i formaggi, Bruno? Sì, sì. E anche lì bisogna stare un attimo. Guarda, io sono un ammiratore dei francesi, nel senso che loro riescono a valorizzare le loro cose, eccetera. Non c'è ristorante francese in cui non ti portino la cosa dei noi abbiamo dei formaggi assolutamente equivalenti, ma è rarissimo trovare un ristorante che ti porti il carrello. È vero, formaggi. Ti porta il carrello noi di dolci. Noi abbiamo delle cose meravigliose, ma non sappiamo vendercele. È un po' come i vini, guarda, loro, tu che sei un intenditore di vino e sei anche un produttore di vino, come loro valorizzano i loro vini rispetto a noi che abbiamo dei vini. E non accettano più di fare le degustazioni cieche, perché dicono noi non vendiamo il vino, vendiamo la Francia. Hai capito, furbacchioni? È vero, e noi vendiamo l'Italia. Vendiamo l'Italia, infatti le degustazioni cieche spesso perdono loro, quando uno non sa che cosa sta bevendo. Noi potremmo davvero essere ricchissimi soltanto vivendo di turismo, vivendo di quello che produciamo, di quello che mangiamo, insomma. Di enogastronomia. E di enogastronomia e di viaggi anche. Assolutamente. Comunque se Bruno lancia la petizione per il carrello dei formaggi nei ristoranti, io la firmo. Allora, Bruno lancia la petizione del carrello dei formaggi nei ristoranti. Firmiamo tutti. E lui spinge il carrello. Allora Anto, abbiamo tirato la pasta, no? Quindi perché voglio vedere come fai queste mezze maniche. Spennelliamo un attimo con l'uovo sbattuto. Adesso con quel ripieno qua dobbiamo fare delle biscioline. Quindi prendi il ripieno, questo qua che è bello compatto. Non mi devi mangiare, Alfio? No, devi solo mescolare, ha ragione. Meno male. Bravo, adesso sì, perché dopo lo mangia quando è pronto. Un ripieno freddo, bello, comunque amalgamato. Fai una bisciolina di ripieno e la metti all'inizio qua così, per tutta la lunghezza della sfoglia. Ah, vedi? Così. Vedi, poi cosa facciamo? La tiri così, e la avvolgi un giro così e basta. Ah, ecco perché la pasta ripiena. E poi tagliamo. Una volta che hai fatto questa operazione, qua ad esempio ne saltano fuori due, no? Di queste, di queste bisce qua, di queste strisce. Bisce. Le biscione della bassa. Allora, la avvolgi bene, la chiudiamo i lati. Questa qua ovviamente andiamo a ritirarla perché è pasta che si può riutilizzare tranquillamente. E questa qua la mettiamo su un piatto in frigorifero e ce la lasciamo per un paio di ore. Io ce le ho già pronte, queste poi le faccio perché intanto che c'è... E dopo le tagliamo a pezzettini, hai capito? Per cui è facilissimo, perché non è come il raviolo che va fatto in un certo modo. Tu metti il ripieno per il lungo, vero Bruno? Arrotoli e poi adesso vedrai. No, la mezza manica si rende. Frigorifero, vedi, questo è quello che noi tiriamo fuori dal frigo. Sì. Esatto, quindi le e che tagliamo adesso, vedi? Adesso le metti vicine, devono essere anche belle fredde, che così, quando tu dai il taglio, se io tagliassi questa che non è pronta, vedi che qua si spatassa. Non va bene. Invece quando le tagli belle fredde, vedi che rimane bella rotonda. Perfetto. Quindi facciamo. Comunque per il mio gusto questa è una pasta straordinaria, forse la migliore che ha fatto in tradizione. Mi fa pensare a mia madre. Mia madre, questi piatti qua, mia madre che aveva un occhio. Ecco qua. Faceva le fettuccine, quella alla chitarra, senza che alla chitarra, e le faceva con un coltello da cucina, tagliava. Ma guarda. Quella però è un'arte, Bruno. Veramente, guarda. È un'arte, guarda. Io credo che un po' si nasca anche con questa. Un po' l'esercizio, un po' è l'abitudine, ma anche la manualità che uno ha. Guarda, vedi, vengono come dei piccoli, come dei gnocchettini, ma ripieni. E li buttiamo nell'acqua bollente. Questa è un'idea bellissima, perché... sono buonissimi poi sono buone, e poi sono facili da fare, avete visto? Il fatto di metterli in frigo vi aiuta poi nel tagliarli. Poi il ripieno è già cotto, già scottato, c'è solo l'uovo dentro, ma in un attimo si cuoce. Qual è la ricetta del tuo Natale? Allora, la vigilia è magro, pesce, quindi salmone, poi il spaghetti alla chitarra, spaghetti alle vongole oppure al tonno. Come facciamo noi a Roma, a Roma si fa. Poi pesce fritto, mele fritte, capitone. Tutto fritto. E poi nella tradizione, non c'entra niente con l'Abruzzo, ma la madre di mia moglie era bravissima nel fare lo strudel e mia moglie fa lo strudel. Bene, in chiusura. Meraviglioso. Il giorno di Natale invece, cappelletti in brodo, insomma, sei più parco il giorno di Natale, mangi un po' meno il giorno di Natale rispetto alla vigilia. Sì, però è diverso perché per esempio si fa il brodo, poi mi piace molto la carne del brodo, la carne di frutta del brodo con la salsa verde. Quella che però mi piace.
tantissimo. Vabbè, quei giorni lì si mangia, sì. Poi è la convivialità, la tavola. Certo. Siete in tanti a tavola? Siete solo la tua famiglia o...? Ah, quest'anno saremo quattro con i figli. Vederli insieme, insomma, non è semplice. Già vederli insieme tanto, esattamente, quando crescono, quando saremo sono quattro, piccoli, saremo devi bloccargli il telefonino, quando sono grandi devi bloccargli la porta. Per esattamente. Vedere, in qualche modo. Esattamente. Quindi, è così. E poi la cagnolina, ce l'hai sempre la tua cagnolina? Scusami? La tua cagnolina? Eh sì, cioè Zoe. Zoe, che ha dato il nome a un vino, Zoe. Come noi. Zoe ha dato il nome a un vino, a un passito, si chiama Zoe. È fantastico. Sì. Qui siamo tutti amanti dei cani vicino a te. Cristina addirittura fa l'istruttrice di sì, mi occupo di volontariato di recupero. Di recupero degli animali. Bello. Allora dai, scolliamo questa pasta perché dobbiamo scolare. Esatto. Le scolliamo direttamente, dai. Vedi Anto, sono già venute a galla, stanno bollendo, sono pronte. Le scogliamo questa volta, le scogliamo un pochino meglio rispetto a come faremo usualmente per la pasta. Ah, io fresca. Pensavo le buttassi dentro lì. No, invece, no. Aspetta, perché noi dobbiamo farci sopra una colata di questo formaggio qua. Quindi le mettiamo tutte qua sopra. E poi con il mestolo e questa salsa ai quattro formaggi le andiamo a mettere praticamente in mezzo al tavolo. Tu capisci, Bruno, perché qua far la dieta è impossibile, no? Cioè, mi rendo conto. Guarda, Anto, quindi facciamo... Basta una mezza manica a fare primo e secondo. Io mangio una mezza manica, manica così. Bravo. Hai ragione, guarda che meraviglia. Lascia questa che nevicata sulla le mezze maniche, i quattro formaggi con questo ripieno. Una manciata di pepe. Una manciata di pepe e voilà. Buon appetito. Grazie Daniele Persegani, io prendo sempre il libro di Bruno.